Ha quasi 90 anni, ma questo non costituisce un problema, anzi, sono quelli del pianista, compositore, direttore d'orchestra Gianni Aterrano, che ha deciso di recuperare una delle più antiche tradizioni napoletane, il Festival Musicale di Piedigrotta, e per farlo si è affidato a un crowdfunding lanciato dal Caffè Gambrinus. Tanti personaggi che hanno già aderito all'iniziativa, tra cui Tullio De Piscopo e Peppino Di Capri. Ma ascoltiamo il direttore Gianni Aterrano. Sicuramente faremo di tutto per fare in maniera che anche i giovani vengano accostati a questa tradizione musicale fantastica, non solo, ma che affonda addirittura le radici dei secoli. Per quanto attiene la parte turistica, sicuramente arriviamo addirittura a Virgilio, la cui tomba di Virgilio sta dietro la chiesa di Piedigrotta. Per quanto attiene invece la parte musicale, organizzavano nel mese di settembre spettacoli di alto livello. Noi vogliamo fare la Piedigrotta come si faceva una volta, vogliamo le luminarie che erano belle, molto belle, vogliamo i carri allegorici, vogliamo che i bambini facciano i vestitini di carta, facevano un concorso di queste cose, insomma spettacoli per le strade.